Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Fred e le Torte in Store, canale collezionismo dove troverete recensioni di action figure, proprio come questa che state guardando. Io sono Davide, come il mio piccolo assistente, Kevin. E oggi siamo qua per parlare di RoboCop. Finalmente l'action figure, la tanto attesa action figure targata NECA, in versione Ultimate. Finalmente ce l'abbiamo tra le mani, quindi andiamo a recensirla. Prima però di recensirla facciamo un po' il punto della situazione. Siccome saranno tre action figure che hanno annunciato, anzi che stanno per uscire, hanno annunciato questa che è la versione Ultimate normale, poi c'è la versione Ultimate Battle Damage dove ci sarà anche la sedia, praticamente una piccola Hot Toys, e poi ci sarà le D209. Quindi siccome andremo a recensire queste tre action figure, facciamo un attimo il punto della situazione per quanto riguarda il film. Allora, RoboCop è un film del 1987, ovviamente della mia infanzia, quindi è uno dei miei film preferiti ed è invecchiato benissimo. Praticamente inizia che ci presentano il personaggio di Alex Murphy, un personaggio molto sfortunato perché nel suo primo giorno di lavoro è praticamente ucciso, e anche in malo modo, non ucciso per sbaglio, ucciso proprio terminato. Il caso ha voluto che proprio in quel momento stessero cercando un corpo morto perché dovevano costruire un cyborg, un robot poliziotto, e quindi prendono questo dopo ovviamente tanti tentativi andati a male, tra cui anche l'ED209, perché non aveva una coscienza. Quindi hanno deciso di fare, di mettere il corpo di un uomo, la coscienza di un uomo, in una macchina, e quindi così è stato e così nacque RoboCop. E il film, diciamo, che gira tutto intorno a questo progetto di questo poliziotto cyborg, però diciamo che la cosa viene un attimo messa in secondo piano quando nella testa di Murphy tornano in superficie i suoi ricordi. Quindi comincia a ricordare la moglie, comincia a ricordare il figlio, comincia a ricordare chi l'ha ucciso soprattutto, e quindi va un attimo in tilt. E quindi tra l'OCP che vuole, diciamo, tenerlo al guinzaglio, tra la polizia che si trova tra il martello e l'incudine perché l'OCP vuole che RoboCop faccia così, ma in realtà lui è un poliziotto, gliel'hanno rubato l'identità per poi mettere una macchina, e tra RoboCop che è in tilt per via di questi suoi ricordi tornati in superficie. Quindi il film è un po' tutta questa cosa qua. Ovviamente RoboCop farà piazza pulita a tutti quelli che lo hanno ucciso, sicuramente ci saranno delle scene d'azione fino all'ultimo respiro, verrà di nuovo danneggiato, quasi ucciso, però avrà la meglio, tant'è che poi ci sarà un secondo capitolo e poi un terzo capitolo. Beh, questo è quello che, diciamo, racchiude un po' il film di RoboCop, qui bellissimo con la sua copertina che richiama la locandina, e poi, forse in video non si vede, ma la scatola è tutta luccicosa, proprio bellissima. Ovviamente abbiamo la nostra apertura a finestra con la nostra action figure. Quindi, questo è quanto. Non perdiamo altro tempo e corriamo subito a recensire. Ok, eccoci con la nostra action fuori dalla scatola. Guardiamo subito l'altezza. Siamo sui 18 cm. Pensavo qualcosina in più, sinceramente. Allora, cominciamo subito con una bella panoramica. Qui abbiamo la testa, il petto, le gambe, la parte posteriore. Allora, diamo un'occhiata allo sculpt per quel poco che abbiamo. Devo dire che non è niente male, sia questa testa che l'altra che poi andiamo a vedere. Molto molto ben fatta. Forse il casco nella parte qui tagliata a qualche perfezione, però tutto sommato ci siamo. Lo snodo al collo c'è ed è molto fluido, quindi nessun problema. Poi passiamo ai snodi alle spalle e qui troviamo il problema. Eh sì, abbiamo poca corsa purtroppo, però RoboCop è così. Quindi usciamo in alto a malapena fare questo movimento,
però ovviamente può ruotare il braccio. Quindi questo è il massimo che noi riusciamo a fare. Ecco, se avessero fatto un'estrazione dello snodo e ci permettevano di piegarlo di più, sarebbe stato molto meglio. Poi abbiamo lo snodo sul gomito, nessun doppio snodo, quindi uno snodo unico. Questa è una piccola pecca, anche qua doppio snodo. Qui addirittura ho notato, ecco, c'è un trucciolo di colore. Ok, poi la mano è praticamente fissa, l'unica cosa che può fare la mano è ruotare così. Non possiamo né chiudere le dita né muovere il polso, stessa cosa anche di qua, ruota e basta, non possiamo piegare in nessun modo. Tra l'altro qui abbiamo già la mano in posizione per la pistola. Poi il petto possiamo muoverlo così, ruotarlo e andare indietro fino a qui e in avanti fino a qui. E poi abbiamo lo snodo sulla vita, quindi possiamo ruotarlo sia così che così. Ok, quindi a rotazione siamo messi molto bene. Poi arriviamo alle gambe, che anche qui dovremmo avere problemi, non le ho ancora provate. Infatti non possiamo aprirle così, questo è il massimo. Possiamo ruotarle, che però ci serve a poco, e questo è il massimo che possiamo fare. Però abbiamo appena appena un piccolo snodo, così, vedete, che non è poco, qualcosina abbiamo. Poi ginocchio, snodo a cricchetto, però un solo snodo, non è doppio. Poi come ultimo snodo abbiamo la caviglia, che può fare così o così. Abbiamo il pistoncino dietro la caviglia e però non abbiamo lo snodo sulle dita, quindi qui è fisso. E questo è il nostro Robocop. Allora cominciamo con gli accessori dalla mitica pistola di Robocop. Ormai è una pistola che è rimasta nella storia, la conosciamo tutti, fatta molto bene anche da NECA. Dopo la pistola troviamo l'effetto del proiettile che va messa nella pistola e diventa così. Poi abbiamo la seconda mano con la lama, chiamiamola così, non so come chiamarla, in realtà non è una lama, è quello che lui usa per, vabbè, ovviamente per uccidere il nemico finale, però lo usa anche per usare il computer, il PC, per identificare i suoi assassini. Poi abbiamo il secondo volto e questo mi ha davvero lasciato senza parole, perché lo trovo davvero ben fatto, davvero davvero ottimo, gli occhi perfetti, non ha nessun tipo di sbavatura, è davvero fantastico, ha persino la cicatrice qui sulla tempia, davvero fantastico. Il collo l'hanno dipinto di blu, anche la parte dietro, che mi ricorda molto il giocattolo degli anni 90 che andava sul blu. E poi come ultimo accessorio troviamo il fucile che prendono inizialmente i nemici durante la battaglia finale, e poi lo usa anche Robocop. Adesso qui mi si è staccato praticamente, gli appoggi per appoggiarlo a terra si tolgono, poi niente paura, si rinfilano qua. Ok, quindi si possono aprire e appoggiare a terra. Poi all'interno della scatola troveremo questo foglietto che ci spiega come aprire la coscia, che ovviamente si apre, praticamente dietro alla coscia ci sarà questo tastino dove premendolo
si aprirà la coscia e andiamo a metterci dentro la pistola e chiudiamo. Ok, eccoci con le nostre valutazioni finali. Allora, nonostante sia, come ben sapete, Robocop uno dei miei personaggi preferiti, sono molto deluso da questa action figure. È un'action figure uscita nel 2022, non è possibile che abbia questi difetti. Cioè, ha una qualità di painting brutta, ma brutta, proprio in mano non la si nota benissimo. In più i snodi sono qualcosa di imbarazzante. Cioè, davvero, non avendo i snodi nemmeno nei polsi, e quelli che ha sono poco mobili, come avete potuto ben vedere, è una cosa che non mi va giù. Mi sarei aspettato qualcosa di più. Però, oltre a questo difetto, che per me è un difetto, devo dire che tutto sommato l'action è molto carina. La scatola tira su tutto, è bellissima, cioè davvero fantastica, sia l'immagine che la qualità. Gli accessori sono pochi, ma non sono tanti, però ricordo che ci sono due versioni, quindi ci sarà questa versione e la versione Battle Damage, che avrà altri accessori, quindi ci può stare. La consiglio sì, perché comunque è Robocop, e non c'è niente della NECA di Robocop. Come action figure hanno fatto qualcosina, ma a questo prezzo, ragazzi, è impossibile che troviate un action figure di Robocop, quindi la consiglio assolutamente. Che poi non sia al 100%, questo è un altro discorso, ma la consiglio, va assolutamente presa. Jason, ti è piaciuta? Sì, molto, molto, molto. Molto, Mi darei un bel 8. 8? Beh, non è male 8. Io 8 in più. 8 più, io invece le do un 7. Un 7 e attendo la seconda, poi valutiamo bene. Bene, detto questo, io vi ringrazio come sempre di averci seguito. Vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciarci un like e attivare la campanella per non perdere i video futuri. Noi vi diamo come sempre l'appuntamento al prossimo video, sempre qui, sempre con me e sempre con Gavin. Grazie mille e ciao a tutti. Ciao.